il sapore preciso dei giorni in aprile, e l'ingenua incoscienza della mia età, che ne sai, tu che ne sai. Buongiorno e benvenuti a questa prima conferenza dell'ultimo giorno del nostro festival vegano antispecista. Il relatore di questa mattina è docente di scienze naturali presso il liceo Montanari di Verona, biospeleologo, collaboratore dal 1997 del Museo di Storia Naturale di Verona. Nel corso delle sue spedizioni naturali ha scoperto numerose specie e generi nuove per la scienza. Di recente ha concentrato la sua attenzione sullo studio e la conservazione della biodiversità, sia in ambito locale sia nelle foreste pluviali tropicali. Autore di circa 60 pubblicazioni scientifiche, nel 2004 ha fondato assieme ad altri naturalisti la World Biodiversity Association, di cui oggi è presidente onorario. Diamo il benvenuto al professor Giancarlo Cauguro, che oggi ci parlerà di olio di palma, deforestazione e tutela della biodiversità. Vado a dirti a passare la musica. Prego. Grazie per l'invito. Allora, parliamo oggi di biodiversità e cerchiamo di capire le implicazioni del concetto di biodiversità per il mondo moderno, per quello che sta succedendo attorno a noi in ogni istante della giornata. Cos'è la biodiversità? Ne sentiamo parlare spesso, direi troppo spesso ultimamente, quando un termine come questo viene abusato, perché effettivamente molte volte l'accezione in cui viene utilizzato non è proprio corretta, si forma in chi ascolta una specie di assuefazione, e biodiversità può essere tutto o nulla, un po' come il termine ecologia, se vi ricordate. Nessuno parlava di ecologia fino agli anni 60, poi col boom, diciamo così, ecologico, con la crisi ambientale, ecologia è diventato un termine veramente bistrattato, tanto che qualcuno parla di operatore ecologico per definire qualcuno che si occupa di pulizia a livello urbano. Quindi, biodiversità, intanto che cos'è? Un po' di chiarezza sui termini. Nell'accezione più comune del termine, biodiversità significa ricchezza, varietà di specie animali e vegetali che vivono in un determinato ambiente. Quindi un ambiente tanto più biodiverso quante più specie vegetali e animali lo popolano. Ma dal punto di vista scientifico, biodiversità ha tre significati diversi, tre accezioni. Il primo, lo vedete, è biodiversità intraspecifica, dentro la specie. Ognuno di noi è biodiverso, è diverso dal punto di vista biologico, perché pur essendo tutti della stessa specie Homo sapiens, ognuno di noi ha delle varianti geniche che lo differenziano dagli individui che lo circondano. Quindi anche qui dentro siamo tutti biodiversi, tutti Homo sapiens, ma tutti con delle piccole varianti. Ovviamente queste varianti si esplicano anche fra parenti, quindi i geni del figlio non corrispondono esattamente ai geni del genitore. Dei genitori sì, perché deriva dall'unione di questi due patrimoni, però sì. Il figlio è diverso comunque dal genitore e i fratelli sono diversi fra di loro. Quindi esiste poi una biodiversità, quindi questa è quella dentro la specie, interspecifica, quella che ci differenzia dagli altri organismi, da animali e piante ovviamente, perché non possiamo considerare solo gli animali come organismi viventi. Queste sono tutte farfalle, come vedete, però sono tutte di specie diverse. Essere di specie diverse vuol dire non essere interfecondi fra di loro. Sono molto simili fra di loro, ma non
si accoppiano, o se si accoppiano non riescono a fare una prole fertile. Quindi vuol dire che c'è una barriera biologica che separa le due specie. Una volta probabilmente il loro progenitore comune, esistito qualche milione di anni fa o decine di milioni di anni fa, le ha generate tutte, ma si sono differenziate nel tempo, nell'evoluzione, in forme e in biologie diverse. Ognuna ha la propria biologia, il proprio ambiente, la propria dieta e così via, la propria pianta di elezione. Infine esiste una biodiversità ecosistemica legata agli ambienti. Io quando spiego queste cose a scuola faccio sempre fare uno sforzo ai miei ragazzi chiedendo: secondo voi è più biodiversa la provincia di Verona o la provincia di Mantova? Allora, a parte che i giovani conoscono poco il nostro territorio, comunque qualcuno per fortuna sì, e allora si capisce subito che gli ambienti del veronese sono molto più diversificati rispetto agli ambienti del mantovano, che è un territorio un po' più omogeneo. Non voglio offendere ovviamente i mantovani, ma insomma noi abbiamo un po' di tutto a Verona. Abbiamo il Grande Lago, abbiamo le Prealpi, abbiamo anche dei massicci di una certa, magari non sono molto alti, però l'ambiente alpino è ben rappresentato, abbiamo la pianura, abbiamo il grande fiume, abbiamo tutti, diciamo, gli habitat collinari importantissimi e bellissimi, quindi abbiamo tanti ambienti diversi, che vuol dire tante case, tante, diciamo così, tanti spazi per essere occupati da comunità diverse, e ognuno di questi habitat ha delle comunità diverse, quindi è maggiore la biodiversità ecosistemica, ma sarà maggiore anche la biodiversità in termini di numero di specie. Detto questo, la scienza e la tecnologia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 50 anni, dal dopoguerra in poi, diciamo, perché insomma chi ha una certa età si rende conto che i tempi sono cambiati, diciamo, in questi 50 anni. Sappiamo praticamente tutto. Qual è la misura del diametro terrestre? 13.000 km circa. Sappiamo quante stelle formano la nostra galassia? Circa 100 miliardi. Il Sole è una stellina piccola in periferia, in un ammasso di 100 miliardi di stelle, e questa è una galassia delle miliardi di galassie che noi troviamo in tutto l'universo. Quindi siamo veramente un granello di polvere o poco più. E sappiamo anche non solo del molto grande, ma sappiamo anche dell'infinitesimamente piccolo qual è la massa di un elettrone. Un numero praticamente illeggibile, 9,1 per 10 alla meno 28 grammi di massa. 600.000 miliardi di elettroni servono per fare la massa di un grammo. Quindi il troppo piccolo, il troppo grande. Sappiamo da poco, dal 2000, quanti geni costituiscono il nostro genoma. Si pensava all'inizio fossero 100.000, si vede che sono un amante degli insetti, perché sta mosca qua mi cerca. Quanti geni costituiscono il nostro genoma? 24.000, mi dispiace per i genetisti che all'inizio dicevano l'uomo, Homo sapiens, avrà almeno 100.000 geni, fine anni 80 quando è iniziato il progetto genoma. Abbiamo solo 24.000, ci sono animali che ne hanno ben più di noi, contenuti nelle 23 coppie di cromosomi. Ma a questa domanda, signori, 2015, quante specie vivono sulla nostra Terra? A questa domanda non sappiamo dare una risposta. O meglio, sappiamo quante ne abbiamo catalogate, quante ne abbiamo descritte. Di queste cose, quando si parla di biodiversità, non si parla mai. E
nessuno sa quante specie sono state inventariate fino ad oggi. E noi che ci occupiamo di queste cose, io sono un naturalista come quelli della mia associazione e tanti altri ovviamente, sappiamo che sono circa 2 milioni le specie fino ad ora catalogate. Catalogate con un nome scientifico, Homo sapiens, ovviamente all'inizio della lista nel nostro antropocentrismo delirante abbiamo sempre messo noi, anzi ci siamo dati un altro sapiens, dopo il sapiens che ci aveva dato Linneo, ci abbiamo messo un altro Homo sapiens, sapiens è la faccia della modestia. E poi Canis familiaris, il cane, Felis catus, il gatto. Insomma, Linneo quando ha iniziato, gli piaceva vincere facile, si è inventato questo nuovo sistema di catalogare le specie e tutto quello che vedeva lui lo battezzava, era molto semplice. Nessuno aveva pensato alla nomenclatura binomia, a un codice semplice di rappresentazione di specie. Ovviamente lui era un botanico, oltre che medico, ma era anche zoologo, visse nel 1700 e descrisse circa 15.000 specie. Dopo, quando lui è morto, ovviamente i botanici e gli zoologi hanno continuato il suo lavoro. E questo è il lavoro che ne sta uscendo oggi. Oggi, 2015, noi sappiamo ci sono 2 milioni di specie circa catalogate con nome e cognome, con questa ripartizione. È una ripartizione a dir poco ridicola, perché se mi dicono che sul pianeta Terra esistono 5.000 specie di batteri, cioè una cosa vergognosa, in realtà dovremmo aggiungere almeno 2 zeri qui, se non 3, perché di batteri ce ne sono tantissimi ancora da scoprire. Chiaramente sono organismi piccoli, difficili da studiare, si studiano solamente se hanno un interesse di tipo economico, perché ormai la scienza è diventata asservita all'economia, però lo stesso vale per i protisti sono esseri unicellulari, diciamo protozoi, alghe unicellulari, organismi molto piccoli, microscopici. Funghi, siamo lì, licheni e funghi, forse qualche 10-15 mila specie in più, ma ci siamo. Piante, più o meno anche, diciamo che conosciamo circa l'80% delle specie conosciute, perché ovviamente i botanici ogni anno descrivono specie nuove, ma sugli animali siamo proprio fuori. 1,5 milioni di specie, e di questo 1,5 milioni, mi dispiace dirvelo, perché voi dovreste essere amanti di tutti gli animali, 1 milione appartengono alla classe degli insetti che noi amiamo come entomologi, ma che il grande pubblico spesso non ama. Ecco, quindi su 2 milioni di specie conosciute, 1 milione appartiene alla classe degli insetti, che è dal punto di vista biologico il gruppo di animali che ha avuto più successo dal punto di vista evolutivo. Ma i naturalisti, e qui mi ci metto anch'io, ogni anno descrivono, scusate se la prendo un po' alla larga, ma prima di parlare di biodiversità è bene che si sappia quali sono i termini del problema, anche in termini proprio numerici. Noi naturalisti descriviamo ogni anno 17.000 specie, però 50 specie al giorno non sono poche. Abbiamo appena pubblicato un volume noi, è uscito in maggio, dove abbiamo descritto 150 specie nuove di coleotteri e stafilinidi dell'Ecuador, dove spesso andiamo per le nostre spedizioni. Ovviamente da quando esistiamo ne abbiamo descritte forse un migliaio di specie finora, pur non essendo professionisti, o meglio, molti di noi lavorano anche in musei e università, però il lavoro che fanno per l'associazione è assolutamente fuori. Anzi, molto spesso ci tocca a noi, associazione, dare qualche sovvenzione anche all'università per aiutarci nei nostri lavori, in quelli che ci interessano noi. Ma volevo dire che
su 17.000 specie, più di 10.000 sono descritte da non specialisti, cioè da persone che non lo fanno di professione, quello di descrivere specie nuove. Per esempio il mio dentista, Luca Toledano, è specialista mondiale, lui è medico, dentista, però è specialista mondiale di un gruppo di coleotteri, che qui non sono rappresentati, ma sono i bembidini, quelli che vivono lungo i corsi dei fiumi, sotto le pietre, sono piccoli carabini, coleotteri, bembidini. Se uno raccoglie un bembidino in Cina, deve mandare o a lui, quindi a Verona, oppure all'Università della Florida. Sono in due del mondo che studiano i bembidini. Qui a Verona abbiamo degli specialisti importanti, per esempio qua, questa è la patria del compianto professor Sandro Ruffo, mio grande maestro, scomparso 5 anni fa. Sandro Ruffo era un soavese, direttore del Museo di Storia Naturale di Verona, è morto all'età di 95 anni e lui è stato un grandissimo naturalista, un po' il padre dei naturalisti veronesi, ma in questa regione, diciamo proprio qui attaccato a Monteforte d'Albone, probabilmente vive la persona che ha descritto più specie al mondo oggi. Merito sconosciuto ovviamente. È un maestro elementare, si chiama Roberto Pace, grande naturalista, specialista di coleotteri stafilinidi. Gli stafilinidi sono dei coleotteri un po' strani che hanno le elitre corte, un po' le minigonne, hanno l'addome che esce fuori, e lui, pensate, nella sua vita ne ha descritto 6.300 specie. Lui, quando era maestro, dedicava tutti i suoi pomeriggi, dopo aver corretto i compiti dei suoi bambini, a descrivere specie, come dice Seri, insomma, la sua vita dedicata agli stafilini. Maestro, adesso in pensione, continua a studiare gli stafilini. Quindi c'è la passione dietro che muove questo studio, perché visto che non è, diciamo, uno studio che dà, dal punto di vista economico, dei risultati immediati, non è più considerato. La tassonomia è scomparsa dai musei, è scomparsa, a parte che i musei di storia naturale stanno scomparendo, ma è scomparsa purtroppo anche dalle università. Una volta c'erano dei tassonomi, cioè delle persone che sapevano classificare le specie, oggi l'università, in università si lavora solo a livello di biotecnologie, di grandi progetti che però sono sempre finalizzati a qualcosa di applicativo, anche se, come sentirete fra poco, di applicativo ci sarebbe tanto anche nello studio della fauna e della flora. Tre quarti di questi, ecco, 2 milioni, vi ricordate, ne abbiamo classificati, però secondo stime prudenti, sottolineo prudenti, le specie sul nostro pianeta sarebbero almeno 10 milioni, quindi siamo talmente sapiens noi che abbiamo catalogato una specie su 5. Anche a noi piace vincere facile, andare a cercare specie nuove in Ecuador. Lo sappiamo che sotto ogni pietra o sotto ogni pianta possiamo trovare specie nuove. Certo che se nessuno va a cercare, nessuno poi le descrive. E qui è molto più difficile, perché diciamo, diverse generazioni di naturalisti hanno lavorato dall'Ottocento in poi per aumentare le conoscenze sulla biodiversità della nostra regione, che è una biodiversità importante comunque, perché per esempio faccio l'esempio del Monte Baldo. Il Monte Baldo probabilmente è la regione più biodiversa d'Europa, si calcola che ci siano almeno 25.000 specie sul Monte Baldo, perché ci sono tanti ambienti diversi, da quelli lacustri a quelli alpini. Quindi 10 milioni di specie sono veramente tante. Attenzione, ho detto prudenti, perché ci sono stime che parlano addirittura di, cioè, ci sono degli zoologi americani che hanno parlato di 20, addirittura qualcuno di 30 milioni di specie. Allora, siccome a noi europei piace la prudenza, diciamo che considerando tutto, le specie potrebbero con buona approssimazione essere comprese fra gli 8,7 e gli 11,5 milioni di specie. Diciamo che sono 10 milioni di specie. Tre quarti di queste specie sono
ospitate dalle foreste tropicali. Vuol dire che su 10 milioni di specie, 8 sono in foreste tropicali. Ecco qua il riferimento che ho fatto prima al nostro grande Linneo, che nel 1735 scrisse Sistema Nature, poi in realtà sono venute fuori altre edizioni. Qui ho messo, per far vedere l'Homo sapiens, ho messo il nostro membro del comitato scientifico che insegna botanica all'Università di Trieste, con Mauro Tretia, professore di botanica. Era lì al suo tavolo di ricerca. Ho detto questa è una bella foto per far vedere l'Homo sapiens sapiens, ma Linneo avrebbe forse fatto meglio a chiamarci così, Homo ignarus ignarus, perché più ignorante di noi sulla Terra ce ne sono pochi con tutti i mezzi che abbiamo. Quindi la Raneta ci ricorda che 3/4 delle specie vivono nelle foreste tropicali. Qual è il problema oggi? Eccolo qui. Purtroppo oggi le foreste tropicali, una bella notizia vi sto dando, sono ridotte di più del 50% della estensione che avevano in tempi preistorici. Erano 16 milioni di chilometri quadrati, oggi sono 7,5. Ci siamo fumati negli ultimi 50 anni praticamente più della metà delle foreste tropicali del mondo. E il ritmo non sta calando, malgrado le Nazioni Unite propongano, avete visto anche all'inizio il logo della decade della biodiversità 2011-2020, avevano proposto il 2010 come anno internazionale biodiversità, per dire dal 2010 in poi si blocca la perdita di biodiversità e di foreste. 100.000 km quadrati all'anno di foreste in meno, tropicali in meno, l'estensione del nord Italia, se preferite del Portogallo. Questa è una foto che ho fatto io in Ecuador. Cosa significa? Che se noi distruggiamo la casa di 8 milioni di animali e piante, di organismi, perché vi ho detto che i 3/4 delle specie che vivono sul pianeta vivono in foreste tropicali, è chiaro che causiamo estinzione. Ogni giorno causiamo estinzione. In quali termini? Io ho messo degli animali estinti grossi, perché abbiamo sempre più affinità con le bestie che assomigliano a noi piuttosto che a quelle un po' lontane, cioè noi ci immediamo più facilmente in un cane piuttosto che in un lombrico, credo, no? Quindi io ho messo alcune estinzioni eclatanti, a cominciare da questa, quella del dodo, che tutti conoscono, è diventato il simbolo dell'estinzione, Isole Mauritius. 1681 sparisce l'ultimo dodo ammazzato, era un tacchinone che non sapeva volare, chiaramente se lo mangiavano, poi visto che aveva delle bellissime piume nella coda, gli inglesi spennandolo poi mandavano le piume ad abbellire i cappelli delle signore inglesi del 1600 che andavano su e giù per Londra. Insomma, il dodo c'è rimasto una zampa e una testa, una zampa l'ho vista al museo di Copenaghen e la testa è al museo di Londra. Non c'è neanche un animale impagliato, abbiamo fatto fuori completamente, abbiamo solo i disegni che tra l'altro non sono neanche molto simili fra di loro, perché ogni disegnatore poi l'ha fatto in modo diverso, non sappiamo neanche come fosse l'animale. Sta di fatto che Edward Wilson, il padre della biodiversità, dice nel suo bellissimo testo La diversità della vita, purtroppo esaurito, edizione Rizzoli, la distruzione foreste tropicale al ritmo attuale provoca ogni anno l'estinzione di circa il 5% delle specie viventi, scusate, 0,5% delle specie vivono in foreste. Facciamo due calcoli veloci, 5 per 8 fa 40, sono 4, 3, dalle 35 alle 40.000 specie all'anno. Vi ricordate il numero di prima della descrizione? Noi descriviamo 17.000 specie e questi ne distruggono 35.000, cioè il ritmo di estinzione è doppio di quello di descrizione. È chiaro che le specie si estinguono anche da sole, ma si formano anche da sole, quindi questa
tendenza alla crescita della biodiversità si è manifestata negli ultimi milioni di anni, prima che ci sarà un altro grande crollo, come è sempre successo, ogni dai 10 ai 100 milioni di anni sulla Terra succede qualcosa di catastrofico. L'ultima volta è successa nel 65 milioni di anni fa, quando si sono estinti i dinosauri. È caduto un meteorite che ha oscurato il cielo per anni e le specie che non ce l'hanno fatta sopravvivere se ne sono andate. Noi ricordiamo i dinosauri per la loro estinzione, ma non dobbiamo dimenticare che insieme ai dinosauri 65 milioni di anni fa se ne sono andate intere famiglie di altri animali e anche di piante. È stata una crisi della biodiversità. E ogni tanto capiterà ancora, perché la storia naturale del nostro pianeta è fatta di queste crisi. Chiaramente chi sopravvive poi porta avanti diciamo, la vita sul pianeta, e quindi a una crisi segue sempre poi uno sviluppo. Come è distribuita oggi la biodiversità sulla Terra? Lo vedete qua, questo può servire per quello che diremo fra poco. Ci sono, secondo i naturalisti, 25 hotspots di biodiversità sul pianeta. Questi hotspots sono quelli che hanno la maggior parte delle specie viventi. Diciamo 9 specie su 10 sul nostro pianeta vivono in queste zone qua. Come vedete, anche l'area del Mediterraneo è un hotspot di biodiversità. Ovviamente quelli principali sono invece il sud-est asiatico, quello che resta delle foreste africane e il grande polmone verde del pianeta, cioè l'Amazzonia. Ma a cosa serve studiare la biodiversità, conoscere specie nuove? Allora, questo è un elenco, avrei potuto farvi almeno 30 slide come questo, perché ci sono tantissimi prodotti che sono utilizzati in farmacopea e anche nella medicina. Quando voi entrate in farmacia, non pensiate che i ricercatori, i farmacologi siano degli scienziati geniali. In realtà loro sono dei copiatori, un po' come i miei alunni quando copiano il compito del vicino. Magari lo modificano un po' per non far vedere che l'hanno copiato, magari prendono anche un voto migliore, però hanno copiato. Non puoi dirmi tu che hai inventato una nuova molecola, tu l'hai presa dalla natura, l'hai modificata, bravo, sei stato bravo, ma almeno di. Il farmaco più conosciuto oggi, che sapete, è l'aspirina, è acido acetil salicilico. L'acido salicilico è un componente essenziale della corteccia del salice, ma nessuno penserebbe di andare in cerca di un salice e grattugiarsi la corteccia del salice quando ha mal di testa, ma è dell'aspirina, perché è stato scoperto il principio, poi in laboratorio si prova, si modifica, acido salicilico lo facciamo diventare acetile, in acetile gli aggiungiamo un pezzo, cavoli, questo aumenta la sua diciamo la sua resa dal punto di vista di ridurre certi indesiderati sintomi. Quindi tutte queste sostanze sono ricavate dalla natura, a volte utilizzate proprio come tali, ma a volte leggermente modificate. Ma la nostra ispirazione è la natura. I farmaci, il 90% dei farmaci è di derivazione o diretta o indiretta naturale. Vi racconto solo brevemente quest'ultima storia, perché altrimenti sto perdendo troppo tempo. Vedete qua tutte le malattie che queste piante e funghi possono, diciamo, aiutare a combattere. L'ultima storia è quella della vincristina e la vinblastina, non so se ne avete sentito parlare. Sono due antitumorali, sono stati scoperti negli anni 90, fine anni 80, primi anni 90, in una pervinca in Madagascar. Le pervinche le conoscete, sono quei fioretti viola, belli, tappezzanti. Ecco, c'è una pervinca del Madagascar che si chiama Cataranthus roseus, che facendo delle analisi, una
una ditta farmaceutica svizzera ha individuato queste due principi attivi presenti in questa pianta che hanno risolto un problema grandissimo, il problema della leucemia infantile. Allora, prima degli anni 90, un bambino colpito dalla leucemia infantile aveva il 95%, solamente il 5% di probabilità di sopravvivenza, quindi il 95% di morire. Oggi la percentuale si è rovesciata. Un bambino colpito dalla leucemia infantile può essere normalmente trattato con questi due antitumorali e supera il problema. Grandissima scoperta, grandi dollaroni sugli occhi ovviamente di chi ha visto l'affare, e subito questa ditta farmaceutica ha mandato dei botanici in Madagascar. Perché? Perché negli anni 30 i botanici francesi avevano raccolto 5 specie di pervinca in differenti zone del Madagascar, 5 specie diverse, non erano tutte il Catalanthus rosa, il Catalanthus argentatus, adesso non mi ricordo i nomi delle altre 4 specie, e queste specie erano negli erbari del Museo di Parigi. Cavolo, se nel Roseus c'è sta roba, andiamo a vedere cosa c'è nelle altre, tanto abbiamo le località dove le altre sono state raccolte, perché abbiamo la pianta secca dell'erbario. Spedizioni botanici, sono tornati vive nel sacco. Perché? Perché in Madagascar è comparso il 90% delle foreste. Dal dopoguerra ad oggi il 90% delle foreste tropicali di Madagascar è stato distrutto, tagliato, e quindi non esistono più. In natura non esistono più Catalanthus. L'unica specie sopravvissuta è quella in cui abbiamo trovato la bimbastina. Capite che cosa vuol dire far estinguere una specie? Vuol dire tagliarsi i ponti in prospettiva di un futuro che potrebbe essere tecnologicamente capace di individuare sostanze importantissime per la nostra salute e non solo. Le minacce per la biodiversità, ecco qui, intuite che cos'è Madagascar oggi, questo è un paesaggio lunare, sembra, in realtà sono le valli erose di dove è stata elevata la foresta di Madagascar, inquinamento, ma qui ovviamente andiamo fuori tema, nel senso che cambiamenti climatici, eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, si parla dell'elefante come di una specie protetta, peccato che anche l'anno scorso 28.000 specie, individui gli elefanti sono stati abbattuti dai bracconieri, quindi sembra proprio una barzelletta quella delle specie protette. Incremento demografico, se ci va bene, nel 2050 saremo 9 miliardi, circa 2 miliardi in più di oggi. Se ci va bene, previsioni migliori, perché qualcuno parla anche di 11 miliardi e mezzo di abitanti. Quindi pressione antropica eccezionale, e ovviamente questo determina anche scomparsa di habitat naturali e specie aliene invasive. Vabbè, insomma, adesso qui potremo parlare per delle ore su quello che significa trasportare una specie da una parte all'altra del pianeta e causare quei problemi che sappiamo. Xylella nocet, tanto per fare un esempio. 4 ottobre, in questo quadro di disastro, scusate, è realismo sostanzialmente, 4 ottobre del 2004, giorno di San Francesco, nasce World Biodiversity Association, Museo di Storia Naturale di Verona, per spinta del sottoscritto, non lo nego, e di un gruppo di altri 8 persone, naturalisti, botanici, zoologi, geologi, eccetera, anche non diciamo del ramo dal punto di vista professionale, gente che aveva voglia di fare qualcosa per la conservazione. Eravamo appena tornati da una spedizione in Ecuador, abbiamo individuato 2 mission della nostra associazione: scoprire la biodiversità, una lotta contro il tempo, avete capito, contro quelli che distruggono. Noi cerchiamo di conservare, intanto catalogando, visto che le università e i musei se lo sono dimenticato, questo lavoro lo facciamo noi, cerchiamo di farlo noi. E quindi discovering biodiversity,
scoprire la biodiversità, censire prima che sia troppo tardi, anche perché se io dico guardate che in quella foresta, nella foresta autonoma dell'Ecuador, ci sono 60 specie nuove per la scienza che non vivono nella foresta vicina, neanche in quell'altra, ma vivono solo in quel punto lì, la cosa più sconvolgente delle foreste tropicali è questa, tu fai un transetto, parti la mattina, ti fermi, raccogli, vedi delle specie, fai 10 km, è cambiato tutto. Ma come? In 10 km la fauna che c'era 10 km prima è un'altra fauna. Si vede, magari vivono negli stessi ambienti, ma sono specie diverse, quindi c'è, è proprio un crogiolo di biodiversità, di evoluzione la foresta tropicale. E da chilometro a chilometro può cambiare tutto, anche in termini di botanica, non solo di zoologia. Quindi questo è sconvolgente per un naturalista. Ovviamente pubblichiamo, potete trovare i nostri lavori sul nostro sito, pubblichiamo lavori scientifici come questi, quasi tutti in inglese ovviamente, quando si descrive una specie nuova lo si fa per comunicarlo alla comunità scientifica, ma ci sono tanti altri volumi, anche questi in parte in inglese, per esempio questo è in inglese italiano, questo è in inglese spagnolo, questo è l'ultimo, è il penultimo anzi, sulle farfalle delle Alpi, che è in inglese ed è best seller in Inghilterra. Cioè cerchiamo anche di divulgare questi temi e di far appassionare i giovani a queste attività, diciamo, naturalistiche. E soprattutto la seconda mission ci indica qual è la strada. Conservation by education. Non possiamo pensare di conservare se non educhiamo i giovani al rispetto, alla cultura del rispetto, alla cultura della conservazione, ma non conservazione nel senso in cui viene anche ovviamente utilizzata la parola. Non siamo conservatori, siamo conservatori degli ambienti naturali ovviamente. Quindi cercare di divulgare al massimo, aiutando anche gli insegnanti nelle scuole. Provengo dalla scuola e so quanto poco di queste cose si parla anche nella mia materia, e quindi si cerca di fare dei corsi, si cerca di aiutare gli insegnanti nella loro attività di formazione. Ecco, cominciamo con l'olio di palma, finalmente, scusate ma la premessa è troppo lunga. Olio di palma, deforestazione. Questo è il ritmo con cui sta sparendo la foresta, o è sparita ormai, perché è un'animazione riferita dagli anni 50 al 2010 in Sumatra e Borneo, in Indonesia. Di questo parleremo un po' più avanti quando vi farò vedere un filmato specifico di 3 minuti. Allora, adesso io olio di palma. Qual è il problema dell'olio di palma? Il problema dell'olio di palma è che 100.000 km quadrati di foresta che sparisce ogni anno, in buona parte sparisce a causa dell'olio di palma. Anche se poi su internet trovate qualcuno che è pagato dalle grandi multinazionali, ovviamente dice il contrario, dice ma no, insomma, se non coltivassero olio di palma coltiverebbero qualcos'altro, e poi cosa abbiamo fatto noi in passato? Abbiamo distrutto tutto i nostri ambienti, adesso coltiviamo i vigneti. Menate assurde, però di gente che ovviamente è al soldo di questi personaggi che hanno pianificato la distruzione del pianeta. Io non vorrei farvi annoiare, queste slide io ve le lascio qui, quindi se qualcuno è interessato a scaricarsi poi le slide lo può fare, o si mette in contatto con l'organizzazione, lo potete anche pubblicare, non ho nessun problema, anzi più roba si diffonde meglio, non ne frega niente. Il fatto che le abbia fatte io, usatele e diffondete il verbo. Cos'è l'olio di palma? L'olio di palma è l'ultima invenzione dell'agroindustria, ma è un'invenzione veramente deleteria. Perché? Perché è essenzialmente costituito da grassi saturi, che sono i peggiori per la nostra salute. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che differenza c'è tra un grasso saturo e un grasso insaturo? Un acido grasso saturo è un acido che ha delle catene lineari di carbonio e idrogeno, questi gruppi CH2, CH2,
chakra 2, ovviamente poi c'è un chakra 3 finale. Questa catena è lineare e quindi non ha doppi legami, si dice. Cioè i carboni, vedete, l'atomo di carbonio è legato in modo lineare. Nel grasso insaturo o monoinsaturo come questo, perché c'è un solo doppio legame, vedete che qui mancano due idrogeni, quindi c'è un po' meno idrogeno. Una volta, per trasformare i grassi insaturi in grassi saturi, l'olio in margarina, cosa facevano? Insufflavano industrialmente l'idrogeno e si ottenevano i cosiddetti grassi idrogenati, che diventavano come questi. Allora, quando 2 anni fa ci dicevano sull'etichetta senza grassi, olio vegetale senza grassi idrogenati. Sì, ma se tu mi dai un olio vegetale che è già idrogenato naturalmente, sei un lazzarone se mi dici che non sono idrogenati, certo, perché non l'hai idrogenato tu, ma l'ha idrogenato la natura. Allora, in natura esistono questi oli tropicali che sono l'olio di cocco e l'olio di palma e il palmisto che deriva sempre dalla palma, che sono deleteri. Ci mettiamo anche l'olio di cocco. Vabbè, questo è un trigliceride, i trigliceridi ce li abbiamo anche nel nostro sangue, se voi guardate le nostre ultime analisi, c'è la quantità di trigliceridi. Trigliceridi, spesso questo è un trigliceride insaturo, perché vedete che ha delle 3 gambette, ne ha trigliceridi, perché al glicerolo sono attaccati 3 acidi grassi, e uno di questi è un acido grasso insaturo, quindi tutto il trigliceride diventa insaturo. Ma che differenza c'è dal punto di vista alimentare, diciamo, e anche fisico? I grassi saturi sono dritti, cioè si impacchettano facilmente, quindi a temperatura ambiente sono anche solidi, tendono a impacchettarsi. Pensate al burro, pensate anche all'olio di palma, perché l'olio di palma, essendo ricco di grassi saturi, è molto denso. Noi lo vediamo in queste confezioni raffinato, nella raffinazione ovviamente ha perduto una parte delle sue componenti, soprattutto quelle migliori, che sono i carotenoidi. Perché qualcuno dice: ma l'olio di palma è ricco di carotenoidi? Sì, se tu lo usassi come alla spremitura, ma nessuno lo usa alla spremitura, viene lavorato, i carotenoidi vengono eliminati, l'unica roba seria che aveva l'olio, e in realtà è un olio di tipo assolutamente industriale e raffinato. Questi invece, avendo delle pieghe, i grassi insaturi, sono liquidi a temperatura ambiente. È vero che il grasso saturo regge meglio la cottura, perché è un grasso che ha una temperatura, resiste di più, diciamo, si altera di meno alle alte temperature, mentre il grasso insaturo tende ad alterarsi prima. Ma questo non giustifica il fatto che noi facciamo questo larghissimo uso di olio di palma. Questa è la composizione, vedete, grassi saturi, poliinsaturi e monoinsaturi, riferito a diversi oli. Io ho messo un po' in evidenza il girasole, sono i più usati da noi, che vedete ha una grande quantità di poliinsaturi, quindi dal punto di vista, diciamo, alimentare crudo è da preferire il girasole sicuramente, insieme anche all'olio di oliva, anche se l'olio di oliva ha effettivamente quasi solo grassi monoinsaturi, il 70% circa di monoinsaturi, ma guardate un po', l'olio di palma ha più del 50% di acidi grassi palmitico, stearico, miristico, e addirittura l'olio di cocco ha il 90% di grassi saturi, più ancora del burro. E comunque l'olio di palma ha più grassi saturi addirittura del lardo, che è un grasso ovviamente animale. Quindi, a parte, diciamo, dal punto di vista alimentare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e molti altri istituti che si occupano di salute e sicurezza degli alimenti consigliano un consumo limitato degli oli tropicali. Il
il palma, il pandisto e il cocco, principalmente per l'alto contenuto di grassi saturi, a tendenza a alzare il livello di colesterolo, con il rischio di patologia a carico del sistema cardiovascolare e di diabete di tipo 2, perché l'ultimissima ricerca uscita nel maggio scorso dell'Università di Bari, Padova e Pisa ha dimostrato che l'eccesso di acido palmitico nel sangue porta a alterazioni delle cellule del pancreas e favorisce l'insorgenza del diabete. Ultimissima cosa questa, ma sicuramente Riccardo Trespini sarebbe più preciso di me su questo. Gli effetti benefici sulla salute, che vi ricordavo prima, sono legati alla presenza di sostanze antiossidanti all'interno dell'olio di palma, però queste sostanze, come vi ho detto, vengono eliminate nei vari processi di raffinazione. Queste trasformazioni chimiche determinano anche la produzione di differenti molecole i cui effetti sulla salute sono ancora da verificare. Quindi la raffinazione è un qualche cosa che non è ancora stato studiato con precisione. Nel 2014 il 13% della popolazione mondiale, 11% maschi e 15% femmine, erano obesi. Sempre nel 2014 il 39% della popolazione sopra i 18 anni era in sovrappeso, e dall'80 ad oggi l'incidenza dell'obesità nella popolazione mondiale è più che raddoppiata. Guarda caso, proprio nell'80 abbiamo scoperto l'olio di palma. Le coincidenze a volte sono incredibili. Quali sono i quattro business della distruzione delle foreste tropicali? Perché uno pensa all'olio di palma, ma distruggere la foresta per fare l'olio di palma, sì, potrebbe essere una bella prospettiva, ma la foresta è una risorsa. Allora cominciamo con la prima, la risorsa, il legname. Quante volte vediamo in giro legname esotico, bellissimi mobili, mogano, teca, quello che è, insomma, cioè noi importiamo dai paesi terzi, tonnellate di legno esotico che proviene da foreste tropicali. Quindi quando comprate un mobile, fatelo in modo responsabile. Abbiamo dei legni bellissimi noi, abbiamo dei legni favolosi, legni nazionali o legni comunque europei, di specie nostre. Abbiamo tutte le varietà possibili. Perché non usare quelle? Invece no, si preferisce il legno esotico, che costa meno ovviamente, costa meno spesso, non sempre, perché il mogano costa e tanto. L'altro business, quando ho tolto le piante grosse, tolgo quelle piccole. Cosa succede qua? Tolgo quelle piccole e cosa ci faccio? Le macino e faccio pasta di cellulosa. Pasta di cellulosa, la carta su cui state scrivendo potrebbe essere carta di foreste tropicali. La maggior parte della carta non certificata proviene dalla Cina e la Cina la importa dall'Indonesia, cioè dal Borneo. Quindi ogni tanto dico ai miei studenti, quando vedo qualche libro senza i marchi PFC o FSC, provate a fare così quel libro, sentite ancora le vocalizzazioni degli orani. Provate, se vi concentrate sentite, quella era la casa degli orani, adesso è sul vostro banco. Quindi quando comprate un diario, questo è un po' una cosa che li colpisce, guardate sempre che ci sia il bollino FSC o PEFC, che vuol dire che è carta che proviene dalle foreste, da foreste coltivate. Poi c'è il business degli animali selvatici, quelli che sono venduti agli zoo, che sono commercializzati al mercato per essere mangiati, mangiano di tutto ovviamente, la mangiano pipistrelli, mangiano topi, mangiano qualsiasi tipo di, anche scimmie, oranghi. Quindi un animale può essere una fonte di cibo o può essere una fonte di guadagno, perché viene venduta come animale da cattività, diciamo. Ecco, dopo alla fine arriva il business vero, eccolo qua, questo è il business vero, piantagioni di olio di palma. Se qualcuno vuole informazioni in merito, va a vedersi questo bellissimo film, digitate Green, olio di palma,
è un film di un francese girato nel 2010 in Bonn, dura 45 minuti, ma è una cosa strepitosa in senso negativo, nel senso che mi fa star male, però va visto perché parla proprio di questi temi. E poi si inventano la sostenibilità e l'olio di palma, sono carini questi, perché come certificare la distruzione? Certifica? Beh, è stato un caso eclatante di greenwashing. Nel 2004, nello stesso anno in cui ci siamo fondati noi, a Londra viene fondata la Round Table on Sustainable Palm Oil, è un'organizzazione non profit che promuove l'olio di palma sostenibile. Ha sede a Zurigo, mentre la segreteria, guarda caso, si trova in Indonesia. È costituito da multinazionali, produttori, commercianti, dettaglianti, banche e investitori. Oh, ecco alcune, ho voluto aggiungere anche queste due, perché se voi andate sul sito internet di l'RSPO c'è anche l'UF. Beh, ma anche l'erbolario, non so. Anche l'erbolario, sì, perché ovviamente nei detergenti, nei cosmetici c'è un sacco di olio di palma, un po' dappertutto. Quindi, a parte l'agroalimentare, ma in realtà l'olio di palma viene usato dappertutto. E questo è definito un ecolabel, cioè un'etichetta ecologica. Adesso vi fate anche Greenpeace. Ma non so se Greenpeace è proprio su posizione di difesa dell'RSPO, perché per quanto riguarda Ferrero ha preso decise posizioni in favore, appellandosi a questo tipo di scambio. Greenpeace? Sì, è una brutta notizia quella che mi dai. Ce vediamo a vicenda. Non sono molto informato su Greenpeace, però lo conoscevo come... Sì, comunque trovo veramente ipocrita, mi dispiace dirlo, ma un'azienda come l'Erbolario, che comunque ha un certificato. Se fatevi sentire. C'è assolutamente. Ma sapete qua. Fate di queste grandi ipocrisie. Sapete quante lettere io ho spedito? Basta far girare. Ma appunto, se si gira, se la voce gira, guardate che sta cambiando il vento, perché dal 2013, quando noi abbiamo iniziato, stiamo avendo dei cambiamenti notevoli. Per esempio a Selunga e Coppa hanno già preso posizione, hanno detto che nel giro di un anno loro elimineranno l'olio di palma dai loro prodotti. Scusate se è poco, ma gli altri stanno arrivando e arriveranno sempre di più. Da quel che so anche la Ferrero sotto sotto sta lavorando per capire come sostituire l'olio di palma di loro prodotti. Quello è l'assurdo dell'assurdo. Ma mi scusi professore, una cosa importante, ma prego. Prima dell'olio di palma cosa c'era? Il baratro, il buio, cosa c'era? E io sono cresciuto come voi a pane e Nutella, ma ci sarà stato l'olio di girasole sicuramente. È solo una questione economica? È solo una questione di soldi, logico, costa pochissimo l'olio di palma, costa, te lo tirano dietro l'olio di palma, perché ci sono tutti i business che abbiamo visto prima, dopo, dietro, capito? Tutto il costo del vivere si distrugge, se non tiene nessuno. Cioè, se sono 46 creme di nocciola, ragazzi, informatevi. La Nutella è la Nutella. Se uno fa che vuole la Nutella, aspetta che la Nutella si converta, convertitevi e dopo. Io te l'ho scritto, siamo in 5 in famiglia. Quando voi ritornerete a usare l'olio che usavate per la mia Nutella, lo darò anche alle mie figlie. Okay. Oh, mi hanno risposto subito, in giro di 3 ore mi ha chiamato, ho stato mezz'ora al telefono perché hanno cominciato a farmi la predica, gli ho detto guardate che i nostri naturalisti vanno in giro per il mondo tutti gli anni nelle foreste tropicali a raccogliere e succedono delle cose eclatanti. L'altro anno, dopo una spedizione fatta 5 anni fa in Messico, dopo 3 anni sono tornati i nostri naturalisti in una zona incredibile del Messico centrale, anzi del meridionale, nel Chiapas, c'era una foresta che per attraversarla ci voleva 2 ore di macchina. Quando sono tornati quegli americani per andare a raccogliere delle cavallette strane, che sono specie nuove, generi nuovi, la foresta non c'era più. Stiamo parlando di sud del Messico, olio di palma dappertutto, a destra e a sinistra. Olio di palma anche dentro nel latte, nel plasma.
Melli. Ma il WWF mi sono perso un po' saggio, perché il WWF è dentro? Perché riconosce, no, non produce nulla, ma riconosce, dare una marca, certo, di... certo, potremmo esserci dentro anche noi, anche voi potete iscrivervi all'RSPO come membri consumatori, tutti si possono iscrivervi. Ma se ci sia termine magico sostenibile? Scorro rapidissimamente le ultime slide, però vi voglio far vedere il film. Prima di finire, sono 3 minuti e basta. Alimentazione naturale, questi sono siti venduti ovviamente, se leggete questa è una cosa, uno sproloquio incredibile, però funziona, e poi c'è il grosso problema del biodiesel. Voi sapete che a Marghera, l'ENI ha riconvertito la centrale a olio, a petrolio, diciamo, l'ha riconvertito a olio di palma. E la stessa cosa sta facendo Agena, quindi l'ENI anche quella è responsabile. Noi nel 2013 abbiamo proposto questa etichetta come associazione, l'abbiamo anche registrata, Palm Oil Free. Volevo farvi vedere quello che facciamo a scuola, però ormai è troppo tardi. Voglio finire con un filmatino che quello merita, perché è riassuntivo di tutto quello che abbiamo detto. Scusate, è un filmato fatto dai miei alunni che trovate su YouTube digitando olio di palma. Olio di palma, YouTube, 18.000 visualizzazioni in 2 anni abbiamo avuto. E pensiamo di aver dato un bel contributo. Ogni volta che per mangiare naturale acquisti certi biscotti. Ogni volta che al tuo bambino dai una merendina come questa, perché sei convinto che la grande farà il naturalista. Ogni volta che acquisti una certa crema cruciale perché hai bisogno di coccolarti. Ogni volta che la tradizione italiana ti porta a consumare certi tardi. Ogni volta che quel buchetto allo stomaco lo riempi con certi cracker. E ogni volta che per tornare alla natura mangi certe patatine. Ogni volta che in casa tua entrano certi prodotti, diventi complice della diffusione di malattie cardiocircolatorie e obesità tue e dei tuoi cari, della distruzione di milioni di ettari di foreste e dell'estinzione di migliaia di animali e vegetali. Tutto questo per una merendina o per delle patatine fritte? Eh sì! Perché nei tuoi alimenti, dietro la parola olio vegetale o grassi vegetali non idrogenati, si nasconde l'olio di palma. Un olio pessimo dal punto di vista alimentare, che in passato era usato addirittura per indurre l'aterosclerosi nelle cave da laboratorio e oggi è usato, oltre che negli alimenti, anche nei biocombustibili per autotrazione. Il basso costo sul mercato ha favorito la diffusione della coltivazione della palma da olio originaria dell'Africa in tutto il mondo. Nella fascia equatoriale, per far posto alle piantagioni di palma da olio, le foreste stanno scomparendo, la natura sta morendo e l'estinzione avanza. Pensa.
all'ospedale di Borgo Trento utilizzavano, di Borgo Roma, scusate, utilizzavano l'olio di palma per indurre l'aterosclerosi nei topi e per testare poi delle medicine contro l'aterosclerosi. Quindi inchiodavano le arterie dei topi di laboratorio in 3 mesi di alimentazione con mangime con olio di palma. Negli anni 90 questo. Questo me l'hanno detto dei medici che hanno lavorato a Borgo Roma. Quindi, certo, ci inchiodano le arterie fin dal latte materno, partendo dal latte materno, e dopo ovviamente se diventi obeso, se diventi, hai tutte le possibilità per redimerti, perché poi ti danno farmaci per perdere peso, per, cioè tutto il business, diciamo. Allora, grazie dell'attenzione. Ho salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima, ho perdonato cose che se Dio sapesse...